Buongiorno, un altro metal detector sul banco di prova, un White Coin Master 4 dB. All'epoca questo apparecchio di circa 25 anni c'era la serie Coin Master 1 dB, 2 dB, 4 dB, mineral e metal detector, era calcolato per fare anche i minerali. Questo c'è scritto Savo Electronic LTD Inverness Scotland. Probabilmente all'epoca, quando in Scozia c'era il capo, il George McCrae, ingegnere elettronico, che prese la distribuzione della White e venne successivamente la White UK per tutta Europa. Questo si vede che era ancora all'epoca della prima ditta. Qui cosa vediamo? Vediamo la presa cuffia, classiche manopole, il meter a lancetta dove fa la prova batteria, ricerca mineraria, ricerca metalli con discriminazione. Noi mettiamo ricerca metalli, questa è la manopola della regolazione della soglia del suono, regolazione della sensibilità al massimo, regolazione del volume al massimo, regolazione della discriminazione quasi al minimo. Metal classico, anche adesso quasi tutti i metal detector a manopole analogici hanno gli stessi comandi. Facile da usare, questo è il reset. E regolo la soglia del suono col tuner. Facciamo qualche prova tecnica, questo è un non-motion detector, vuol dire che stando fermi davanti alla piastra l'apparecchio non perde il suono e lo tiene in memoria. Ora ormai quasi tutti gli apparecchi sono motion detector, cioè che si deve muovere la bobina davanti all'oggetto perché che se ne senta e si allinea col suono. Vediamo la profondità per una moneta da un euro. Già a 20 centimetri comincia a sentirla. Anellino d'argento. Pentolino di peltro. Già a 30 centimetri comincia a sentirlo. Guardiamo anche la discriminazione del ferro. Opla! Guardate che discriminazione. Addirittura si azzittisce. La White in tutti questi anni ha come nominabilità, come metal, con la miglior discriminazione. Guarda. Bello apparecchio, il tempo è passato, l'elettronica è migliorata tantissimo, le prestazioni anche loro, però vedete che anche metal detector di 25 anni fa fanno il suo, saranno sì molto più pesanti, anche un po' più scomodi da usare, da maneggiare, però già ad allora avevano le sue belle prestazioni tecniche. Guardate la bella scatola in alluminio, come era usata all'epoca da quasi tutte le marche produttrici di metal detector. La White le faceva blu, dopo ha cominciato a farle nere. Adesso sono molto più piccole, più leggere, ma la serie professionale della White le ha ancora nella scatola box in alluminio nero, slim. La serie V3, V3i, VX3, MXT Pro. Bene, un altro video col Coin Master. Ora sul momento nel banco di prova Coin Master 4DV.